un episodio gravissimo, quello accaduto sabato fuori dalla partita Empoli-Fiorentina. Beh sì, è un episodio veramente inqualificabile, però francamente siamo anche stanchi di dover continuamente assistere a questi episodi, denunciarli con tutta la rabbia possibile. Occorre agire, per fortuna il questore e la polizia di Empoli hanno individuato l'individuo che ha compiuto questo gesto inqualificabile. Mi auguro che venga perseguito secondo le leggi penali, perché quel gesto è assolutamente inquadrabile come violenza sessuale ai sensi del codice penale, che come sappiamo è anche molto severo nel caso di reati di questo tipo. Però al di là della punizione, che credo debba essere adeguata al gesto, quello che conta è continuare a battere su un fatto e su un modo di fare, un modo di parlare che purtroppo è molto diffuso in tutti i settori, non è solo una questione di tifoseria. In tutti gli strati della società civile avvengono questi episodi. Del resto lo sappiamo, anche il femminicidio è un reato che non conosce ceto sociale, nel sud come nel nord, tra i poveri come tra i ricchi, quindi c'è un tema profondo culturale e sociale. La mia solidarietà nuovamente a Greta, ci siamo sentiti, ci vedremo presto a Palazzo Vecchio anche per promuovere iniziative, perché non bisogna mai smettere di porre l'accento su questi fatti, e bisogna essere costanti, come la goccia che scava nella pietra, bisogna essere sistematici, costanti con iniziative, progetti, appelli tra i giovani, nelle scuole, con i centri antiviolenza, con il coinvolgimento della società civile, delle famiglie. È l'unica strada che abbiamo, è essere tenaci, perseveranti, perché questa battaglia la dobbiamo vincere, ma ci vorrà molto tempo, come purtroppo ci rendiamo conto ogni giorno.